Onorevole Borghi. Grazie, grazie professor Tria. Diciamo nella sua relazione, che è in gran parte condivisibile, mi riaggancio a una cosa già detta con chi l'ha preceduta. Prima c'era il suo predecessore, professor Padoan, no? E si faceva una riflessione in merito alla correttezza delle regole precedenti, che deve essere oggetto di attenta autocritica prima di poter statuire delle nuove regole, perché se non capiamo cos'è che c'era di sbagliato prima, diventa difficile cercare di attuare un qualcosa di più funzionale o più efficiente o migliore dopo. E in particolar modo ci tengo a riaffermare una cosa che è stata detta tante volte, ma è opportuna riricordarla, e la sua frase mi dà l'occasione per farlo. Vale a dire che per ottenere la stabilità abbiamo dovuto sospendere il patto di stabilità. La qualcosa ci deve far capire che probabilmente la bellezza lessicale con cui certi strumenti vengono confezionati nasconde un che di orwelliano. Probabilmente è il contrario, cioè nel senso che ci sono degli strumenti che hanno esattamente uno scopo opposto rispetto a quello che il nome tenderebbe a giustificare. Nello specifico, comunque, insomma, mi ricordo gli sforzi che congiuntamente, perché eravamo, insomma, parte della stessa maggioranza, lei era ministro della nostra maggioranza, si è dovuto fare per cercare di ottenere una capacità di deficit maggiore rispetto a quella che era prevista. Vi ricordate, l'1,6 era il preventivato, si disse che bisognava riuscire a ottenere 2,4, poi si era ottenuto 2,04, alla fine si era riusciti ad arrivare all'1,6, no? In ogni caso. A fronte di questi sforzi che avevano, al momento ci sembrano questioni lontane, che nel tempo, perché poi abbiamo avuto pandemie, abbiamo avuto purtroppo guerre, cose di questo tipo, ormai sono tempi lontani, ma all'epoca il dibattito politico era dominato da questa situazione. Mi piace ricordare che la Francia disse: noi quest'anno non manteniamo il nostro obiettivo sul deficit, ne facciamo di più, no? E alla fine mi verrebbe da dire: hanno avuto ragione loro, perché se il passaggio successivo è stato: non esiste più il patto di stabilità, no? E quindi noi facciamo 11%, loro ne fanno 10, 9, adesso non lo so, e quindi in ogni caso è tutto dimenticato, no, rispetto a quello sforzo non piccolo che si fece all'epoca. Direi che appare in modo chiaro che quella discussione, che ci sembrava grande e insormontabile, in realtà probabilmente era artificiale, insomma, no? O quantomeno non aveva sotto delle motivazioni veramente serie dal punto di vista, come giustamente ha detto lei, di un bene comune per l'obiettivo europeo. C'era una crescita, un lag di crescita da far recuperare all'Italia. La cosa logica avrebbe dovuto essere consentire all'Italia di fare degli investimenti possibilmente controllati, produttivi, non certo questione a caso, ma che avrebbero consentito all'Italia di recuperare il gap rispetto ad altre economie. Altra cosa che ovviamente fu una gran parte delle discussioni e del dibattito politico all'epoca fu la questione del MES. Questa roba è evidente che va tenuta presente, perché al momento l'unica proposta, diciamo così, no, che al momento abbiamo visto nero su bianco e che è una delle origini di questo ciclo di audizioni, che è la proposta Giavazzi et al., no, in merito alla futura governance europea, ruota intorno all'idea di prendere del debito, forse come dice il collega Passina, diciamo
identificabile nella parte di debito in eccesso, no? Realizzata in periodo Covid, e di diciamo così, metterla in un contenitore esterno, e questo contenitore esterno potrebbe essere il MES. Ora, vorrei chiederle, da una parte, cosa percepiva lei nelle sue interlocuzioni con l'Unione Europea all'epoca in merito, in parte ce l'ha detto, cioè vale a dire cercare di essere severi, no? Volevano farsi vedere severi nel raggiungere o nel far mantenere le regole. Ma la volta che si parlava di cambiare le regole, come appunto la riforma del MES, cosa percepiva che fosse l'intento, diciamo così, no, di questo obiettivo? Perché da qualche parte un obiettivo ci doveva essere, no? Quindi, nei confronti dell'Italia, cos'era l'atteggiamento dell'Unione Europea e dove, secondo lei, che si trovava a un certo punto dall'altro lato della scrivania, no, rispetto all'interlocuzione con il soggetto Unione Europea e quindi con i soggetti all'epoca deputati, Moscovici, Dombrovskis e compagnia bella, cos'era secondo lei l'obiettivo finale, insomma, cos'è che volevano ottenere? Poi cosa ne pensa, perché sicuramente l'avrà guardata, della proposta Giavazzi? Io non faccio mistero di ritenerla, eufemismo, inadeguata, per un motivo piuttosto semplice: al momento il debito è depositato in Banca d'Italia, quel debito produce interessi, gli interessi vengono restituiti al tesoro, quindi quel debito è a tasso zero ed è nella nostra disponibilità. Prendere quel debito e darlo all'esterno per pagare interessi fuori, con la scusa scritta, perché io quando vedo una cosa che non è fattiva mi insospettisco, cioè la scusa di pagarci meno interessi, ma come meno interessi? Siamo a zero, cioè proprio siamo a zero, perché quella parte lì, come è già stata dimostrata più di una volta, è una partita di giro. Non capisco perché noi dovremmo, come dire, dare una cambiale che abbiamo già ricomprato, darle in mano a un altro, che sì, siamo sempre noi, ma una cosa è noi al 100% e una cosa è noi insieme ad altri, no? Quindi noi in quel momento abbiamo un tot di cambiali che abbiamo già ricomprato e già saldato, e che, pur avendo una scadenza più lunga, conserviamo in cassa, e invece dovremmo darla a qualcun altro, che a quel punto ovviamente poi diventa, come dire, potenzialmente aggressivo, come è stato in passato nei nostri confronti di debitori. Quindi questa però è la mia di opinione, mi interesserebbe sapere la sua. Grazie. Per rispondere alla richiesta di come il dibattito, facendo storia, poco prima, che in fondo era poco prima, l'anno prima della pandemia, quindi l'ultima storia, beh, è strano come in fondo l'accordo informale che feci subito sull'1,6 è quello a cui siamo arrivati. Ora, ex post, posso dire che quella proposta era tale per cui avrebbe impedito molte sussulti e avrebbe consentito di prendere dei provvedimenti che erano nel programma di governo. Ma evidentemente non convinci, evidentemente come professore non valgo molto, non ho spiegato bene le cose, per cui la cosa non fu accettata e si tornò là. La questione è però, e si torna lì, che nella discussione il problema era di principio. Stava diventando da una parte e dall'altra una questione di principio, rispetto o non rispetto delle regole. Allora, benché da macroeconomista, discutendo anche in commissione, anche con Moscovici, insomma, si ammetteva che era una situazione in cui fare un deficit anche il 2,4 sarebbe stato anche normale e anche positivo, in quella situazione non si poteva fare, perché per questa questione delle regole e per la fibrillazione sui mercati, questa è la storia vera, si doveva dimostrare, cioè in economia uno può fare anche la teoria quanto vuole, ma l'economia e i mercati si muovono attraverso percezioni, come voi tutti sapete,
e di credibilità. Allora c'era un tale contesto in cui bisognava ricostituire la credibilità sui mercati. E questo è stato fatto in modo molto tranquillo, perché il vero aggiustamento di bilancio non fu fatto con la legge di bilancio, ma successivamente, senza toccare legge di spesa, e si rientrò. Il deficit fu il più basso di 10 anni precedenti, alla fine i dati erano 1,5, non più 1,6, e ovviamente dopo c'è stata poi la pandemia. Non solo, ma è aumentato il surplus primario e leggermente ridotto il rapporto debito-PIL. Questo fece un governo che era accusato di distruggere la finanza pubblica. Ora, la questione è questa, che questo è necessario per stabilizzare la nostra situazione. I tassi di interesse, lo spread in luglio era sceso a livelli attuali, insomma stava scendendo continuamente, poi ci fu la crisi di governo, eccetera, però questa era la situazione. Perché la Commissione insisteva? Il problema era semplicemente che c'era discussione sul rispetto delle regole. La questione è come, diciamo, io una volta dissi alla volta, è come quando c'è un processo alle Brigate Rosse, loro rifiutano il tribunale, mentre uno normale viene accusato, si difende, ma l'accetta il tribunale delle regole. Allora, se tu ti metti su quelle condizioni, diventa una questione difficilmente risolvibile. Ma accanto a questo credo che ci fosse veramente, tra in alcuni, un meccanismo di incomprensione, di non volontà di guardare all'economia nel suo complesso. Non puoi parlare dell'Italia senza capire che quello che succede in Italia ha un effetto su Francia e Germania e viceversa. Questo è. E quindi non c'erano indicazioni. In più prevaleva la visione tedesca, per cui le politiche di stabilizzazione, cioè le politiche che potessero consentire di fare una politica economica più espansiva, non venivano viste quando c'è il rallentamento, e sostenevano che è quando c'è il segno meno. Quando chiunque abbia masticato l'economia sa che quando c'è il segno meno è tardi, e le politiche fiscali agiscono con ritardo. E quindi questo era un po' il clima. Che poi ci fosse una certa ostilità verso il governo, questo forse ha giocato, ma non ha giocato tanto a livello di commissione o di paesi, ha giocato nell'atteggiamento di alcuni uffici tecnici presso la commissione, in cui insomma c'erano simpatie, no? O antipatie. Ma qui mi fermo. Ecco, questa era la storia. Sul problema del MES, sulla storia del MES io non ho condiviso la battaglia tanto contro il MES, perché la finalità era la discussione intorno al famoso backstop, che doveva attivarsi, e delle condizioni connesse. In realtà il MES esisteva da anni, le innovazioni erano per mettere in campo questo backstop. Ora, voleva introdurre alcune condizioni per attivare questo backstop, che furono respinte, e ci fu un accordo che non ci fossero, l'abbiamo tutte cancellate. Ora, questa è la mia opinione, ci sono state poi successivamente delle opinioni diverse, diciamo, quando era già accaduto, quindi non ho partecipato direttamente alla discussione. La questione era semplicemente questa, ma anche lì le condizioni che volevano mettersi, come quella di avviare, di mettere delle, appunto, di prevedere delle analisi di sostenibilità e pubblicare i metodi di analisi di sostenibilità, erano delle, secondo me, delle incomprensioni, perché l'intenzione di far saltare il bilancio italiano sarebbe stato folle per tutta l'Europa. Erano incomprensioni sul fatto che quando tu, in una situazione complicata, tu incominci a parlare di questo, i mercati rispondono dicendo sta per succedere, e allora la crisi viene. Mi ricordo che il Fondo Monetario fece un rapporto in cui scrisse che
i due punti di crisi per la finanza globale erano l'Italia e non mi ricordo che paese. Ci fu uno scontro violentissimo a Washington, questo era secondo me un cretino, adesso se n'è andato, perché gli dissi che una cosa del genere tu non la puoi scrivere, oltre che essere falsa, perché è pericoloso. E alla fine lo tolgo con l'estero, e l'ultimo rapporto del Fondo Monetario, dell'articolo 4, quando venne a fare la visita, fece un pezzo di apprezzamento ufficiale per la conduzione della finanza pubblica del primo governo Conte. Ora, questa era un po' la storia, che il clima che si viveva era abbastanza diverso da quello di oggi, ma solo per gli shock esterni, i forti shock esterni che ci sono stati. Io vedevo un misto di quasi di inconsapevolezza, poiché io ero un neofita e quasi non volevo credere che si ragionasse in questo modo, mettendo a credere poi alla fine che a volte e che la pensavano proprio così. Questo era diciamo, poi non c'erano atteggiamenti ostiosi. Ricordo che dichiarai pubblicamente che il commissario Moscovici in fondo aiutò a risolvere i problemi, perché anche lui pensava che queste regole erano sbagliate, però doveva far rispettare queste regole. D'altra parte la costruzione europea in gran parte è una costruzione di tipo giuridico, è un insieme di regole, e che quindi la paura che venisse giù tutto. Credo che siamo ormai in una situazione molto diversa, si ha il coraggio di innovare. Ora, l'innovazione non può essere quella di prendere il pezzo del debito al di là della discussione su dove vanno gli interessi, ma che prendi il pezzo di debito che sta dentro la BCE e lo metti dall'altra parte, insomma, non è che quello cambia la governance economica, diciamo, europea. Ci sono delle questioni sostanziali. Le questioni sostanziali sono quelle che ho anche richiamato prima, e che veramente c'è una parte di paesi europei che io, amico Pedro Borghi, se mi consente di dirlo, sono sovranisti loro, perché loro sono i sovranisti, che non vogliono fare un passo in avanti nell'integrazione europea. Questa è la vera storia. Non hanno interesse, o perché, come una volta dissi al collega olandese, all'Eurogruppo, voi siete fermi a 500 anni fa, che non volevano pagare le indulgenze al papato. Loro ancora sono rimasti a quest'idea, la paura di pagare le indulgenze. C'è in Italia, evidentemente, però questa è una battuta. Ma ecco, questo è quello che si visse allora. Tra l'altro, voglio far notare che, dato che l'amico Borghi mi ci ha portato a parlare di quei tempi, non voglio fare gli Amarcord, che non interessano, ma l'accordo con la Commissione europea non era dell'1,5 o dell'1,6, ma era del 2 e qualcosa. Perché si arrivò lì? Perché di fatto quello era il margine di flessibilità per investimenti pubblici. Gli investimenti pubblici non si sono fatti, e per la prima volta del decennio ciò che non si spendeva per investimenti pubblici, per investimenti, non si è speso per spesa corrente, mentre per tutti i governi precedenti si faceva una trattativa utilizzando la flessibilità per investimenti, poi gli investimenti non venivano fatti e il tutto veniva speso attraverso il cumulo di bonus per spesa corrente. E questa è la verità storica. Io sono per la modernizzazione del debito, ma come uno degli strumenti, ovviamente, ma fatto in modo serio. Non so se ho risposto alle vostre domande.
E a tal proposito effettivamente sarebbe quasi interessante ricordare. Cioè ha dichiarato che continuerà quella espansione monetaria? No, contrario. Ma io la mia posizione l'ho scritta e, essendo appunto un'inflazione da offerta, appunto, e con la politica di bilancio che si controlla una inflazione da offerta, possibilmente facendo accordi commerciali in giro per il mondo invece di farsi le guerre o i conflitti o facendo barriere, perché con la politica monetaria è indiscriminata, mentre probabilmente bisogna rallentare il PNR, ma insomma questa, si va oltre il tema. Ah, però viene utile per ricordare che ovviamente sì, certo, ci possono essere la credibilità, no? E tutto quello che giustamente lei ricordava, però alla fine c'è una forza superiore che è quello del Lender of Last Resort, cioè vale a dire della banca centrale, che volendo con il suo intervento può azzerare o come in questo caso far crescere lo spread. Curiosità, dato che insomma il governo in cui lei era ministro dell'economia ha anche una sua caratteristica di unicum nel passato, quantomeno recente, vale a dire che è stato l'unico in cui non c'erano gli acquisti della BCE, no? Così l'ho sentito? Era stato l'unico in cui non c'erano acquisti della BCE, perché il quantitative easing si era interrotto, grosso modo esattamente quando lei ha preso servizio, e poi era stata annunciata la ripresa del quantitative easing nell'estate successiva, no? Tant'è vero appunto che poi lo spread era disceso. Lei aveva mai interloquito con Draghi all'epoca per domandare se non fosse stato il caso di riprendere il quantitative easing stante le fluttuazioni del nostro spread? Ma ovviamente Draghi partecipava a tutte le riunioni a Bruxelles, quindi lo si incontrava sempre. Però posso dire che Draghi era convinto che bisognasse fare una politica espansiva, non solo monetaria, ha sempre detto che mancava la politica fiscale di accompagnamento alla politica espansiva. Quello l'ha sempre detto in modo chiaro. E penso che come banchiere in realtà aveva una visione dei pericoli sociali maggiori dei politici che aveva intorno, in cui si incontrava. Grazie professor Tria e grazie a tutti voi.